È tempo di playoff e playout nelle maggiori competizioni a cui partecipano le formazioni pugliesi in questo fine settimana. Buonasera, buonasera per i nostri telespettatori e benvenuti a Tutto Sport del lunedì. Iniziamo subito con il calcio, con il campionato di Serie D, il girone H che ha visto partire proprio in questo scorso fine settimana, domenica per la precisione, le appendici di campionato che daranno dei responsi aggiuntivi rispetto a quelli della promozione del Matera e della retrocessione del Gladiator. Il primo turno dei playoff che ha visto la partecipazione delle squadre classificate, le quattro squadre che si sono classificate immediatamente alle spalle del Matera. Con questi incroci possiamo mandare la grafica con la vittoria del Taranto per 3-2 sul Marcianise allo Iacovone, con le reti di Molinari, che ormai non si ferma più, continua a segnare ogni partita, praticamente il miglior realizzatore del campionato, ha superato lo stesso Citro che ha giocato nel Marcianise ma non è andato a segno. Al 28esimo dicevamo la rete di Molinari, poi Mignogna al 35esimo nel secondo tempo, Di Ronza ha accorciato al 19esimo, Riccio ha portato il risultato sul 3-1 e sulla festa che ormai impazzava allo Iacovone la rete per il 3-2 realizzata da Iadaresta, che era subentrato proprio qualche minuto prima proprio allo stesso Citro. 3-2 quindi con il Taranto che supera il primo turno che è stato superato anche dal Monopoli con il rotondo risultato di 5-0 sul campo della Turris. In questa occasione il campo della Turris è stato il campo sportivo di Volla. Ricordiamo che la formazione corallina non gioca più a Torre del Greco per note problematiche societarie di pseudotifosi ultra e quant'altro, adesso collegato alle reti di Totò di Matera, cresciutissimo da quando è approdato al Monopoli dopo aver lasciato proprio il San Severo. Hanno seguito le reti di Nicolai, la Boraggine, nel secondo tempo la doppietta di Corvino. Si è disputata anche la finale, la semifinale, il primo turno dei playout si discuterà domenica 18 maggio alle ore 16 tra Real Vico e Grottaglie, Putolana e Real Metapontino, mentre il secondo turno dei playoff, quella che è la finale del girone H, si disputerà mercoledì 14 maggio alle ore 15 allo Iacovone tra Taranto e Monopoli. Possiamo rientrare in studio. Dicevamo da sabato che non sarebbe stato difficile prevedere un incrocio tra Taranto e Monopoli, tra le due formazioni pugliesi, e così è stato. Possiamo dire che Puglia batte Campania per 8-2, le reti realizzate da Taranto e Monopoli rispettivamente a Marcianise e Torre del Greco, le due formazioni pugliesi che si affronteranno tra di loro per la leadership in questa appendice di campionato del girone H, ma che poi significherà l'accesso poi agli scontri intergironali, possiamo chiamarli così, per poi eventualmente poter aver diritto a salti di categoria in Serie C, in quel campionato professionistico a cui ha fatto già accesso il Matera che ha pareggiato per 1-1 l'incontro con il Savoia, l'incontro valido per la pool scudetto, quella a cui accedono le nuove formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi, con il Matera che ha guadagnato un punto prezioso sul campo del Savoia che adesso dovrà affrontare la Lupa Roma, la Lupa Roma che poi sarà ospite del Matera, e quindi la formazione di Mister Cosco ha una buona possibilità per superare il primo turno per questa lotta scudetto per il tricolore dei dilettanti. In casa San Severo che cosa succede? Sapete benissimo che il San Severo ha conquistato la permanenza in Serie D con 4 punti di vantaggio rispetto al Real Vico, che è la formazione che affronterà da migliore classificata il Grottaglie nei playout. San Severo che
tra qualche giorno ufficializzerà l'organizzazione della festa, quella festa che presumibilmente si terrà il 22 maggio al Ricciardelli di San Severo. Torneranno tutti i giocatori che, della Rosa, che hanno preso parte a questo campionato, con in testa mister Emilio Longo, il condottiero della squadra, che da quando ha preso in mano la guida tecnica del San Severo l'ha saputa condurre con una media da primissime della classe a uscire fuori dalla zona playout e ad avere 4 punti di vantaggio, che non sono poco, sulla squadra che diciamo il Real Vico, che disputerà i playout da migliore classificata. Per il settore giovanile si avvicina il ritorno al gioco per la formazione juniores allenata da mister Costanzo Palmieri, dopo aver vinto il girone M, dopo aver stravinto, diciamo così, diciamolo pure, il girone M, quello che vedeva anche la partecipazione dell'Ascoli, ma che non faceva classifica, la formazione marchigiana, dal momento che le squadre che disputano i campionati professionistici hanno la maggiore formazione giovanile inquadrata nei campionati Beretta, mentre l'Ascoli utilizzava la seconda formazione giovanile in questo campionato juniores, insieme alle altre formazioni dilettantistiche. La formazione di mister Costanzo Palmieri ha stravinto il suo girone come prima classificata, migliore formazione per le reti realizzate, migliore difesa di tutto il campionato. Per effetto di questo trionfo nel girone ha dovuto attendere un mese per conoscere le avversarie, dal momento che le altre squadre che si sono classificate dal secondo al quinto posto hanno dovuto affrontarsi in varie fasi successive di qualificazione. Quindi è stato predisposto il tabellone delle migliori 16, con gli ottavi di finale che prenderanno il via mercoledì il 14 maggio alle ore 16 al Comunale di San Severo, al Ricciardelli. La formazione di Costanzo Palmieri affronterà il Monopoli, quel Monopoli che ha vinto il suo girone, quindi un accoppiamento non proprio ottimale da parte della Federcalcio, dal momento che si affronta due squadre che hanno vinto i propri gironi, mentre magari in altri accoppiamenti si affrontano formazioni che vi sono arrivate per effetto di ripescaggi. Gara 1 a San Severo alle ore 16, gara 2 di mercoledì, dicevamo, quindi 14 maggio, gara 2 che si disputerà poi la settimana successiva al comunale di Monopoli. Ovviamente la formazione biancoverde non potrà utilizzare i giocatori della juniores aggregati alla prima squadra, perché saranno impegnati nella finale di prima squadra con la squadra biancoverde, che sarà impegnata simultaneamente allo Iacovone di Taranto per la finale playoff di Serie D. Quindi, se vogliamo, questo è anche un vantaggio per la formazione sanseverese. Per esempio, nel Monopoli non ci sarà Mirarco, il portiere, giovanissimo portiere del Monopoli, eletto il miglior portiere di tutta la Serie D, che ieri, non smentendo evidentemente questa sua splendida stagione, ha parato anche un calcio di rigore durante la partita disputata a Bolla con la Turris. Quindi appuntamento ancora sui campi per il calcio sanseverese per mercoledì alle ore 16 al Ricciardelli di San Severo per la partita del campionato nazionale juniores, con la formazione sanseverese che è piuttosto ambiziosa in questa fase finale del campionato. Lasciamo il calcio, passiamo alla pallacanestro che ormai ben sapete l'ambiente sanseverese, l'ambiente della pallacanestro sanseverese ha perso la sua prima squadra, quella cestistica San Severo, che dopo 50 anni è stata addirittura ritirata dal campionato, una decisione assunta dalla dirigenza guidata dal presidente Donato Di Monte. Con i playoff che nel campionato di DNB sono in corsa, con la squadra sanseverese che avrebbe disputato i playoff dal momento che quando è stata ritirata occupava la seconda posizione in classifica,
classifica. Poco rammarico per questo, perché ormai, ahi noi, purtroppo si sapeva già dalla vigilia di questa stagione che la dirigenza sanseverese non aveva assicurato a questa squadra la possibilità di compimento di tutta la stagione. In effetti era diventato purtroppo soltanto una questione di tempo. Il tempo poi è arrivato per la rinuncia a questo campionato, e Cestistica Sansevero, che per la prima volta nella sua storia non ha completato un campionato a cui era iscritto. Sembrano ormai passati tanti anni, tanto tempo dalla partecipazione in Lega 2, da quando la Cestistica Sansevero andava a giocare sui campi di Venezia, di Siena, sui campi gloriosi come quello di Reggio Emilia, recente vincitrice di un campionato europeo, sui campi di Iesi, su campi importanti come quello per esempio di Barcellona Pozzo di Gotto, sembra sia passato tantissimo tempo dalle sfide quasi da derby allargato con Corato, con Ruvo di Puglia, con Bari, con Brindisi qualche anno in realtà ne è passato. Invece sono trascorsi soltanto alcuni mesi da quando la famiglia Mazzeo ha lasciato la pallacanestro a Sansevero, e la pallacanestro poi nel giro di 3 anni è arrivata alla sua scomparsa dai livelli nazionali. Ma questa è la storia negativa di questi ultimi anni della Cestistica Sansevero. La storia positiva invece porta i colori bianco-verdi, porta la firma della Ciavarella Pneumatici Nuova Alius Sansevero, che disputa il campionato di Serie C regionale, e possiamo mandare in onda la grafica dei playoff, dei quarti di finale. Ecco, Ostuni Barletta, non si è giocata gara 3 perché ormai lo Ostuni ha vinto entrambe le partite disputate tra domenica e giovedì scorso, come non si è giocata gara 3 neanche tra Foggia e Fasano, con Foggia già qualificata alla fase delle semifinali, mentre si è giocato Ciavarella Pneumatici Adria Bari con la formazione sanseverese che ha vinto gara 3, quindi si è portata sul 2-1 e accede al turno successivo, quindi all'83 a 53, 96 a 76 delle prime due partite. Il risultato di domenica, per 79 a 57, ha vinto gara 3, dicevamo, la formazione allenata da coach Nicola Spanizza. Come gara 3 ha vinto anche l'Olimpica Cerignola sul Manfredonia, e l'Olimpica Cerignola si porta sul 2-1 e affronterà in semifinale proprio la Ciavarella Pneumatici. Il risultato di domenica, 63 a 58, che segue gli altri due, 66 a 65 in gara 1 e 92 a 73 in gara 2 per il Manfredonia. Si è disputata anche la fase gara 1 dei play-out, con le vittorie casalinghe di Ruvo e Sant'Eramo rispettivamente su Lecce per 78 a 59 e su Anciu di Bari per 78 a per 75 a 68. Torniamo in studio. Bella partita quella che si è disputata ieri, dicevamo, alla Pala Castellana tra la Ciavarella Pneumatici e l'Adria Bari, una partita che ha visto sempre in vantaggio la formazione biancoverde, che mai ha temuto il ritorno della squadra ospite, che ha sempre avuto in mano il pallino della partita, anche se non ha dominato come si poteva pensare in maniera assoluta sotto le plance, con Bielic autore di soli 9 punti, soli perché Bielic ci ha abituati a ben altro, alle possibilità, le caratteristiche, il fisico per poter essere devastante nel pitturato. I realizzatori, oltre ai 9 punti di Bielic, 15 punti di Beltran, buonissima la sua partita, 4 di Fabrizio Ciavarella, 11 di Bastoni, tenuto a lungo in panchina per l'ingresso in campo di Daniel, che ne ha realizzati 12, ma sono stati spesso in campo anche i tre piccoli. È stata probabilmente una delle varianti tecniche, tattiche adottate da coach Nicolas Panizza
messa con, in campo contemporaneamente Bastoni, Daniel e Di Santo. Francesco Di Santo che ha realizzato 3 punti tanti quanti ne ha messi a segno capitan Ernesto Miglio, 5 per Filippini, 14 per Ulano che è stato il secondo miglior realizzatore dopo i 15 di Beltran. Sul finale il canestro che ha fatto esplodere il pubblico del Pala Castellana, il canestro finale di Pazienza, un ragazzino classe 98 entrato in campo nel finale della partita che ha dimostrato tanto carattere, non ha avuto paura di affrontare giocatori che in campo magari gli potevano avere l'età dei genitori, e sul finale ha piazzato anche una tripla, quella tripla che ha suggellato la partita, partita che vi trasmetteremo ovviamente al termine di questo appuntamento di Tutto Sport tra qualche minuto, la nostra consueta esclusiva differita delle partite dell'Arius, così come abbiamo avuto l'esclusiva indifferita in questo campionato finché c'è stata della Cestistica San Severo e di tutto il campionato del San Severo Calcio, avendo acquisito i diritti televisivi dalla Lega Nazionale Dilettanti, dal Dipartimento Interregionale. Il turno successivo dei playoff per la pallacanestro per il campionato di Serie C regionale, possiamo mandare in onda la grafica con gli accoppiamenti delle semifinali. La Cestistica Ostuni che riceverà la visita della Diamond Foggia, e mentre al Pala Castellana domenica prossima alle ore 18:30 dovrebbe essere l'orario ancora ufficioso, attendiamo l'ufficialità riceverà la società del presidente Americo Ciavarella dagli organi federali, avendo chiesto lo spostamento della gara dalle ore 18 alle ore 18:30, quindi dicevamo domenica prossima in piena festa patronale alle ore 18:30 si dovrebbe giocare al Pala Castellana il match tra la Ciavarella Pneumatici e l'Olimpica Cerignola, un'avversaria tutt'altro che facile da affrontare, da prendere con le molle, che ovviamente verrà a San Severo specialmente in gara 1 a rendere a vendere cara la pelle, come suol dirsi in questi casi, e per l'occasione già da ieri sera la dirigenza biancoverde ha lanciato un primo appello ai tifosi, agli sportivi, agli appassionati della pallacanestro sanseverese a seguire la squadra, ad assiepare le tribune del Pala Castellana per supportare la formazione di capitan Ernesto Miglio per superare questo secondo scoglio da appendice di campionato dopo aver superato quello dell'Adria Bari, adesso c'è questo di Cerignola. Una particolarità in questa semifinale di playoff: tra 4 squadre 3 sono foggiane, a dimostrazione che la pallacanestro foggiana in questo campionato ha fatto la voce grossa, soprattutto perché poi la Castellana Udas Cerignola ha vinto il campionato e ha guadagnato l'accesso diretto al campionato di Serie C nazionale, adesso l'altro accesso o perlomeno una graduatoria da ripescaggio se la contendono 3 squadre foggiane su 4, la Diamond Foggia, l'Olimpica Cerignola e la Ciavarella Pneumatici, e non è detto che si possa giungere addirittura ad una finale tutta provinciale, ovviamente se Foggia dovesse eliminare Ostuni, cosa possibile ma difficile, difficilissima, che è difficile che la squadra allenata da coach Cristian Vigilante possa sbancare o in gara 1 o in gara 3 il palazzetto di Ostuni, ma questa squadra della Diamond in questa stagione ci ha abituati a imprese importanti e quindi siamo fiduciosi che possa comunque conquistarsi l'accesso nella finale che ovviamente verrà disputata da un'altra foggiana sicuramente, quella che scaturirà dal confronto tra Ciavarella Pneumatici e Olimpica Cerignola, non ce ne vogliano gli amici di Cerignola, ma ovviamente l'ambiente sanseverese ovviamente fa il tifo per la Ciavarella Pneumatici, che attualmente è la maggiore rappresentante della pallacanestro sanseverese, attualmente la maggiore rappresentante della pallacanestro provinciale è una società cerignolana, è l'Udas Cerignola, che oggi come oggi è l'unica ad avere il diritto a disputare un campionato nazionale di pallacanestro dopo la scomparsa della Cestistica. Passiamo, ritorniamo un po' su quello che è
la situazione cestistica a San Severo. Ricordiamo ancora una volta che questa società l'anno prossimo potrebbe disputare il primo campionato a libera iscrizione dopo la rinuncia e dopo l'ennesima maxi multa irrogata dalla Federbasket, l'ultima di 12.000 euro. La cestistica San Severo, questo titolo sportivo, il titolo di affiliazione, giusto per intenderci, 051-516, potrà iscriversi soltanto al campionato di prima libera iscrizione, quindi la prima divisione, quella a cui accederebbe una società neocostituita, neoaffiliata alla Federbasket. Quindi è presumibile che questa società sia da considerare praticamente fuori uso, che non abbia più un futuro per la prossima stagione, per il futuro in genere, anche se per esempio resta la curiosità, resta da capire la terza rata dei 5.000 euro della cessione del cartellino di Francesco Cota al Bernalda, da chi verranno incassati e a che titolo poi entreranno nelle casse della cestistica San Severo. È una curiosità ovviamente che l'ambiente sanseverese ha diritto di conoscere, una curiosità che ha diritto di assolvere. Per il futuro, che cosa si parla? Si parla di tanto, di tutto, di più, di niente, si parla di tante iniziative, di una molteplicità di iniziative che, come dicevamo già nelle passate edizioni di Tutto Sport, alcune sono figlie del momento emotivo dovuto alla notizia della scomparsa della cestistica in un contesto da campagna elettorale per le prossime comunali che sono in programma tra 15 giorni, altre sono piuttosto concrete, alcune di queste che sono scevre da emotività politica, diciamo così, potrebbero più o meno concretizzarsi, altre sono un libro di sogni e staremo a vedere ovviamente che cosa ne verrà fuori. Fatto sta che è sempre più concreta la voce che l'Alius San Severo possa diventare la prima squadra della città, possa sostituire nei campionati nazionali la cestistica San Severo. Saremo a vedere se possa farlo, se lo farà innanzitutto. Ovviamente a breve contiamo di avere nei nostri studio, perlomeno ai nostri microfoni, il presidente Americo Ciavarella, che evidentemente ci chiarirà queste voci che si rincorrono in città. La curiosità e capire se quest'Alius, se dovesse prendere questa decisione, continuerà con i colori bianco-verdi o se cambierà i colori sociali in giallo-nero o qualcosa di simile. Si parla addirittura, per esempio, una voce c'è di cambiamento dei colori sociali in giallo-rosso, che sono i colori della città di San Severo. Se cambierà la denominazione, che attualmente è Nuova Alius Pallacanestro San Severo, se la cambierà in cestistica San Severo, ma tutto questo poi dipende anche dalle normative federali. Bisogna vedere che cosa succederà alla nuova cestistica San Severo, che è quella ancora in vita, che non è stata radiata, e questo è un particolare da non sottovalutare, che la nuova cestistica San Severo è ancora in vita, non è radiata, è affiliata, e l'anno prossimo potrebbe iscriversi al campionato di prima divisione, come potrebbe iscriversi anche ai campionati giovanili, anche se non ha neanche un giocatore tesserato del settore giovanile. Negli anni scorsi ha espletato la formalità dei campionati giovanili grazie prima all'appoggio di Alius e poi all'appoggio di Marvin, che sono le due società che operano a livello di vivaio in San Severo. Quindi mondo della pallacanestro sanseverese che è piuttosto confusa, con voci che si rincorrono, che si sovrappongono, che sono contrastanti tra di loro, ma che staremo a vedere già dalle prossime ore che cosa potrà succedere. Non escluso neanche la voce di un ritorno della famiglia Mazzeo nella pallacanestro, anche se lo stesso Raffaele Mazzeo ha più volte smentito un ritorno a piene mani, così come è stato fino a 3 anni fa, pur dando la propria disponibilità ad una collaborazione da sponsor
per un contributo ad una società che possa essere considerata degna di un appoggio sostanzioso come pubblicità, come contributo, evidentemente, cosa che non è stata la gestione della cestistica degli ultimi 3 anni, perché se in questi giorni si parla di imprenditori che sono disponibili a dare il proprio contributo, se non l'hanno fatto fino a un mesetto fa, un motivo deve pure esserci, evidentemente era la non garanzia che si riusciva ad avere dalla dirigenza, che poi in effetti ha deciso la scomparsa di fatto della cestistica San Severo. Noi siamo praticamente in addirittura d'arrivo con il nostro appuntamento di Tutto Sport, con commenti, risultati e statistiche di questo scorso fine settimana, con appuntamento sui nostri teleschermi tra qualche minuto per la pallacanestro. Non c'è più calcio, ovviamente, la pallacanestro che viene promossa alla lunedì sera al termine del nostro appuntamento. Il match disputato domenica alle ore 18 al Pala Castellana tra la nuova Alius targata Ciavarella Pneumatici Lufa Service e l'Adria Bari, vittoria larga con buoni spunti, con azioni gradevoli, con la pallacanestro che si fa godere anche sui nostri teleschermi. Vi ringraziamo per la gentile attenzione, buona serata, buon sport a tutti e buon divertimento con Alius Adria Bari.